Il terzo risultato utile di fila non può far fare salti di gioia al Pescara, che rimanda ancora una volta la vittoria allo Stadio Adriatico. Contro un mediocre Avellino i tre punti avrebbero fatto davvero comodo, invece è arrivato un altro pareggio che serve a poco per la classifica, che vede i biancazzurri ancora nelle parti basse con Latina, Varese e Dentella con una partita da recuperare. Se lontano dall'Abruzzo i biancazzurri viaggiano con una buona media, in casa il ruolino di marcia della squadra di Marco Baroni è deludente. Sabato si va a Perugia e contro i grifoni del pescarese Andrea Camplone si spera nella buona tradizione esterna. Noi abbiamo chiaramente addosso quelle le prime sei partite giocate. È una zavorra quella che vi portate ieri. Sì, in realtà è quella, però il campionato è lunghissimo, non è questo che ci deve spaventare, è che la squadra in questo momento, specialmente con il nuovo assetto, ha trovato secondo me una tenuta importante. Paghiamo ancora un po' la partenza a rilento, però nelle ultime giornate penso avete visto tutti una squadra in netta ripresa che è completamente diversa da quell'inizio anno. Per fortuna, cioè ci metterei la firma per non fare mai una parata e non prendere mai gol. Comunque, pomeriggio tranquillo. Sì, pomeriggio tranquillo, sono stati bravissimi i miei compagni, tutti e 11, perché quando non si prende gol sono bravi tutti, si stanno sacrificando molto e anche la seconda partita di seguito non prendiamo gol e questo ci dà ancora più fiducia. La Virtus Lanciano ha ripreso a volare, a Terni i rossoneri hanno offerto una prova di sostanza vincendo con merito al cospetto di una squadra che la settimana prima aveva violato il campo della vice capolista Frosinone. La seconda rete stagionale di capitan Mammarella è bastata per portare a casa l'intera posta e salire sul quarto gradino della classifica, una posizione più che meritata per l'11 di Roberto D'Aversa, che ha potuto contare sull'ottimo rientro in difesa di Amenta. E venerdì, nell'anticipo del Biondi, la Virtus è pronta a fare lo sgambetto alla super capolista Carpi, guidata dall'ex Fabrizio Castori. Tre punti importanti, quelli conquistati da Lanciano quest'oggi sul campo della Ternana. Sì, molto importanti perché danno seguito ai tre pareggi precedenti, ma soprattutto ho chiesto ai ragazzi di ricevere meno complimenti e magari di quantificare maggiormente le prestazioni che, a dire la verità, non sono mai mancate in quest'ultimo mese. Contro una grande Ternana penso che la squadra abbia fatto una grandissima prestazione.